Dunque, visto che hai lavorato per diverse aziende, nonché scritto per diversi giornali che si occupano di tecnologia e hai scritto anche un paio di libri sull'argomento, ti volevo chiedere, in grande, qual è il quadro italiano ed europeo per quello che riguarda l'utilizzo di social media da parte delle aziende? Ma in quest'ultimo anno sono successe tantissime cose, il mercato, la richiesta di presenza sulle aziende da parte sui social media da parte delle aziende è cresciuto moltissimo e c'è il solito ciclo di sperimentazione con qualcuno che riesce ad andare più avanti e chi rimane più timido. Integrare l'utilizzo dei social media nelle politiche prima di comunicazione, poi di vendita e di strategia delle aziende chiaramente ha un grosso impatto di tipo organizzativo, quindi per le aziende non è facile, devono creare strutture nuove. Quindi tipicamente si parte con dei progetti pilota che poi spesso si sviluppano. Ecco, nel corso degli ultimi mesi abbiamo visto sicuramente in Italia, con il solito ritardo rispetto all'Europa, perché lì abbiamo già casi più eclatanti, però abbiamo visto anche in Italia usi di social media abbastanza importanti da parte di grandi aziende, e che ancora forse non sono tantissime, però ormai è un mercato, diciamo, aperto. Il fatto che l'Italia sia indietro, secondo te, in questo caso particolare, a che cosa è dovuto? Ma noi abbiamo avuto una grave carenza di informazione, di divulgazione tecnologica e di attenzione alla divulgazione tecnologica fino al 2008. Questo proprio io ho avuto l'esperienza in prima persona perché ho fatto appunto giornalismo tecnologico in tante riviste dalla metà degli anni 90 in avanti e ai tempi eravamo una nicchia. Okay? Nel 2008 è esploso Facebook in Italia. Io ero iscritto a Facebook. A settembre eravamo 700.000, a novembre eravamo 7 milioni di italiani collegati. Oggi siamo 20 milioni, di cui circa 12 milioni si collegano tutti i giorni. No? È un po' come se la grande internet vera italiana per tutti sia cominciata nel 2008. A questo punto ti voglio chiedere un'altra cosa, sempre rimanendo sul versante aziendale dell'utilizzo dei social network. Secondo te, è possibile immaginare un utilizzo di social network interni, vero e proprio, così come viene fatto all'estero? Ma io non credo molto all'utilizzo, cioè quando noi diciamo social network in questo senso, spesso e volentieri li consideriamo tool di comunicazione. Il valore della comunicazione in un'organizzazione deve essere calibrato con mille altre funzioni, cioè l'uso dell'email dentro le aziende non è uno strumento di comunicazione, è uno strumento di organizzazione, ok? È uno strumento di gestione. Allora, se tu prendi il modello dei social network, lo porti dentro le aziende, hai più un modello legato a quello che può essere sostanzialmente il crowdsourcing interno, l'utilizzo di strumenti sì di networking, ma necessari per far funzionare l'azienda in maniera più efficiente, al di là di quelle che sono le linee standard dei processi organizzativi che cablati dentro l'organigramma. C'è tutto il grande filone dell'Enterprise 2.0 che vuol dire moltissime altre cose oltre a questo, però l'idea del social network per le aziende, così detta così, è un po' misleading, cioè i social network come tool organizzativi sia per la gestione dei processi che per la gestione delle competenze interne alle aziende. In questo senso credo ci siano ottime opportunità. Che cosa si intende allora per Enterprise 2.0 adesso? Ma io non sono specialista del tema, però insomma abbiamo visto lo stesso processo che c'è stato tra la fine degli anni 90 e poi, no? Prima abbiamo fatto l'open web, poi abbiamo fatto le intranet, poi le extranet, cioè la possibilità di collegare le aziende in B2B direttamente. Adesso, da quando nel 2004 2004-2005 è nato il Web 2.0, stiamo vedendo lo stesso tipo di processo perché ci sono metafore completamente diverse.
E quindi abbiamo visto che i grandi modelli del 2.0 si sono stabiliti in quegli anni lì, 2005, 2006, 2007, e di nuovo nell'open web, e quelle dinamiche, una volta che si è riusciti a modellizzarle, a trarne, diciamo così, delle metodologie utili anche per altri scopi, al di là di quello che vediamo nel web, sono state portate dentro le aziende appunto come modelli organizzativi. Quindi in linea di massima è l'utilizzo di modelli organizzativi di rete e non semplicemente lineari, no? Quindi il crowdsourcing, il fatto di creare partecipazione interdisciplinare tra i dipendenti, poter andare a fare talent scouting in maniera facilitata, questo utilizzato dentro e fuori le aziende. Dimmi inoltre un'altra cosa. Che cos'è secondo te il social commerce? Allora, la definizione più semplice che abbiamo di social commerce è chiaramente e-commerce per i social media. Questa è una definizione abbastanza recente che è stata, diciamo, è nata negli ultimi mesi del 2010, sostanzialmente. È un processo che si è sviluppato nell'ultimo anno. Ma è stata sancita, tanto per iniziare, da un video abbastanza famoso di shop.org, che è la più grande associazione di retailer americani, per il loro summit dell'anno scorso, e poi da uno studio di Boots & Co. pubblicato per poi dire vendere sui social media, e-commerce per i social media nasconde dentro tantissime cose. In realtà abbiamo tre filoni principali. Uno è quello che chiamiamo di social shopping, che era nato già prima, che è l'idea di andare a intercettare in qualche modo, coagulare, rendere strutturate le conversazioni spontanee che si svolgono in rete e che riguardano i prodotti, no? Ed è esattamente l'idea di sabato pomeriggio andare a fare shopping con le amiche. Questo comporta il fatto che la settimana dopo poi si chiacchiera di che cosa si è comprato, no? Questo fenomeno del fisico si è riproposto uguale, identico in rete, solo potenziato perché la rete ti dà un'economia di scala superiore, no? Quindi l'idea di la prima cosa è social shopping, quindi le conversazioni che si svolgono intorno ai prodotti. Un altro fenomeno macroscopico che abbiamo visto avere grande successo in questi mesi è il group buying, rappresentato da Groupon, cioè l'idea che tante persone si mettono assieme e riescano ad avere uno sconto dei prezzi di favore su determinati prodotti, no? Che sia veramente social Groupon è tutto da dimostrare, però diciamo la modella è un po' quello. Quello su cui noi come Bloomin stiamo lavorando, insieme a tante altre aziende, a competitor o no, non importa, è proprio l'idea invece di portare l'e-commerce fisicamente dentro i social media, cioè trasformare il modello dell'e-commerce da sito destinazione, separato dal mondo della conversazione e separato dal mondo anche del web of the people, no? Cioè del web 2.0, dei social network. Ma renderlo integrato in modo da poter trasformare il momento di vendita, anziché semplicemente il solito store online o fisico, grande centro commerciale, ma renderlo un'esperienza integrata in tutte le altre fasi della nostra vita, la comunicazione, lo scambio, lo share, la condivisione, la chiacchiera. Di nuovo, andando ad analizzare questo segmento in particolare di social commerce, vediamo tante altre cose, tante altre interpretazioni, e principalmente, diciamo, la distinzione che più mi interessa sottolineare è il fatto che questo fenomeno è iniziato recentemente, molto recentemente, come soluzione per grandi aziende, no? Chi ha i grandi e-commerce ha anche le capacità tecniche e le risorse per agganciarla a Facebook. Quello che riteniamo interessante è il fatto che adesso si sta sviluppando come una potenzialità aperta a tutti, anche a micro, piccole aziende, professionisti e privati. Quindi praticamente in pratica che cos'è Blooming? Bloomin è un sistema per vendere per far vendere a chiunque i propri prodotti sul proprio sito web, sul blog,
sulla propria pagina Facebook, oltre che ovviamente sulle pagine di Blooming e sul nuovo Blooming Marketplace che stiamo lanciando in anteprima in questi giorni, sarà il lancio di settembre. Quindi la nostra idea è offrire una piattaforma di social commerce in cui chiunque può vendere, ma offrirla aperta a tutti, in modo che chiunque possa vendere e non solo le grandi aziende, no? Quindi la prima idea è quella di abbassare la soglia d'ingresso al mondo dell'e-commerce. Fino a poco tempo fa, mettere su un sito di e-commerce era una roba costosa, complicata, dovevi configurare un server, agganciarti ai sistemi di pagamento e così via. Adesso con Blooming, ma ci sono ovviamente anche altre soluzioni, ti colleghi, crei un account, carichi le foto dei tuoi prodotti, metti il prezzo e in 5 minuti stai vendendo. Prima cosa. La seconda cosa è il fatto appunto di essere il contrario del modello che ti dicevo prima, cioè noi non siamo solo un sito destinazione, ma siamo un centro stella da cui puoi gestire tutte le tue presenze online, ok? Quindi è l'idea di darti un tool perché tu possa abilitare le tue conversazioni, i tuoi nodi della rete e quindi insomma sviluppare un uso anche più profondo della rete sostanzialmente.